Centinaia di sacchi neri strapieni di scarti tessili lasciati da non si sa chi nelle scorse notti in via Valdingole del Fossetto, a Galciana, nel comune di Prato. Uno scarico in grande stile, purtroppo non nuovo in questa zona della città, che ha mandato su tutte le furie i residenti. Questi sono proprio scarti delle taglie cusci, buttano tutto lì, buttano. Io 10 anni abito qui a Galciana, ma io da un po' di tempo a questa parte lo sporco esce ora, io non... Proprio una cosa impressionante proprio. Ci sono videocamere che possono controllare? No, anzi ci vorrebbero un controllo per vedere tutta la gente che butta la roba, ma anche sacchetti della spazzatura, addirittura ci sono stati mobili dentro, un casino, guarda, un casino veramente. Non so come fanno a non rendersi conto che c'è tutta questa roba qui dentro, le forze dell'ordine, non riesco a capire. Vengano di notte e buttano la roba. Ma voi che abitate in zona avete mai notato qualcosa? Ma io sto qui di casa, ma non mi ha visto nessuno. Magari li sentiamo i rumori, però siamo in una zona di campagna, uno ha anche difficoltà a uscire. Io non esco di notte, quindi dico la verità. Cioè, c'ho piuttosto paura a uscire, molta paura, anche a tornare di buio. Una segnalazione a dir poco clamorosa, quella arrivata da Galciana, grazie ad un nostro telespettatore che ha inviato alcune fotografie al nostro numero di WhatsApp, 331-4303-200. Dai residenti intanto sono già partite alcune segnalazioni ad Ali al comune. Chi abita qui infatti spera di vedere sparire quanto prima tutti quei sacchi. I rifiuti però intanto rimangono lì, rendendo quest'angolo verde di Prato un'autentica discarica a cielo aperto.